con i pastelli sui muri della sala. Giuro, giuro, giuro che lascerò in pace il cane della nonna Mimì. Non lo laverò più nella vasca. Non lo stenderò più come un calzino bagnato. E non gli attaccherò più le mollette alle orecchie. Giuro, giuro, giuro. La vostra Lulu. Eh? Ti è piaciuto, vero? Ho scritto tutto io, sai? Sì. Sono Arianna Rolandi di Teatro Blu di Cadegliano in provincia di Varese. Lo spettacolo di oggi è Lulù e la magia del Natale, uno spettacolo originale sul Natale appunto. È la storia di questa bambina, Lulù, una bambina molto molto vivace che mentre che aspetta i suoi genitori a casa decide di scrivere la letterina dei suoi desideri a Babbo Natale. In questa letterina chiederà tantissimi giocattoli, sempre accompagnata dal suo miglior amico Kiki, che è questo orsetto con il quale lei interagisce come se fosse vivo in carne ed ossa. Passa il tempo ma i genitori non arrivano. Così Lulù decide di scappare di casa, promettendo a Kiki che tornerà una volta trovato il più bel posto dove stare. In questa fuga però Lulù si perde e incontra diversi animali che le insegneranno che il vero valore del Natale non sono i giocattoli, ma la famiglia. Una storia appunto per augurare a tutti quanti un buon Natale e sereno. Gentilissimo! Allora, tu che sei perfetto, Babbo Natale, punto! Quest'anno, con l'acqua o senza acqua? Anno, anno che è la prima voce del be... Vabbè. Fa lo stesso. Quest'anno, che siamo nel 2000 e 2001, non siamo a vedere il telone nuovo, punto. Sono stata proprio brava. Beh, brava. Bravissima. Con tre S e tre punti esclamativi. Perciò, con l'accento sulla O, vorrei che esaudissi qualche mio desiderio. Primo. Quello ce l'ho, quello pure. Ma di quello ne ho anche due. Cosa voglio? Voglio. Ci sono. Una bambola di pezza, sì, quella che parla, quella che quando ne schiacci il motore dice cantarini, danza, gioca, cantarini, danza, gioca, sì, la bambola la voglio più di tutto.